sulla falsa riga della rubrica che faccio ogni martedì alla RAI, mi sono concentrato su alcune immagini, che alcune sono originali, altre sono immagini che girano sul web e che hanno un filo comune, così le vedono tutte, si capisce. No, questa no. Ecco qua. Che hanno il cibo, in qualche modo hanno a che fare con il cibo. Ovviamente quando inizia la giornata iniziamo dalla colazione, vedete? In questo bar garantiscono che le graffe e i cornetti sono tutti buoni e freschi, garantiti, perché li ha assaggiati personalmente il barista. Adesso io faccio così, ecco. Questo qua invece, sempre la mattina, vende un panino con bombette alla brace, con l'apostrofo. Questa invece è stata scattata a Tolve, a San Rocco di quest'anno, di agosto. Vedete, questo è il bar, io l'ho messo, non si legge bene, ma per inquadrare la cosa. E vedete, vendono panini freschi e bibite imbottite. E questo... Oggi il bar lo riaprirà domani, quindi regolatevi su come è meglio. Questo qui invece è scattato da me, sopra Macerata, si sale un passo, questo scende a Foligno, ma non mi ricordo la località. Comunque c'è questa trattoria, pizzeria del pescatore, specialità carne alla brace. Prendi spunto, Federico, se vuoi. Ora, ma voi ridete. Perché? C'è un perché. Perché dopo gli ultimi scandali, avete visto quante centinaia di migliaia di euro pagavano, no, all'ANAS? Per riacquistare credibilità e per far riavvicinare la gente hanno abbassato i prezzi, quindi basta un euro e c'è l'ANAS. E sia lo stesso servizio. Andiamo in Sicilia, mammillata di figa dell'Etna, bellissima. Questa la lascio a voi. Mentre, sempre in tema, c'è la signora che avvisa, perché è una... ci sono i limoni, però è lì che deve andare l'occhio. E allora ecco che il fruttivendolo risponde: guardate che i miei cetrioli sono buoni anche da mangiare, cioè... E l'altro gli dice: vabbè, ma noi abbiamo la fava locale, ma il pisello lo teniamo di fuori. E le fa... e lo vende a 0,99. Che poi pensandoci, ecco, il cetriolo, che altra cosa potrebbe servire? Il cetriolo? Alla sagra del cucuzziere. Esatto. Perché, come vedi, quando... che poi non ho capito perché ci hanno messo la beata fede, questo non lo so, è la sagra, ma quella è la Madonna. Vabbè, la sagra o la sacra? Sagra del cucuzziello che fanno a settembre a Santa Maria. Vedete, se hai... hai una grande sete, e questo dite, e beh, è logico, c'è la carota, c'è il frullatore e quindi c'è un'analogia, beviamo succo di carota, no signori miei, è tutt'altro, vedete? Hanno messo a fianco una pubblicità di una palestra, di un attrezzo ginnico, e quindi se hai grande sete vai in palestra. E purtroppo questo sta bevendo una Coca-Cola, ma si è messo un po' a coprire la macchina fotografica. Ecco che il supermercato subito ha pensato bene di sfruttare la situazione, ma attenzione, perché se andate in pizzeria potrebbe capitarvi di peggio. Questo è un insulto. Allora, voi andate a fare un aperitivo, andate in un ristorante e dice: menù completo 10,90 euro. Che cosa vi danno col menù completo per 10,90 euro? Un primo, un secondo e una bibita anal, cioè dovete stare attenti, perché questa è una fregatura. Non è una fregatura quando dice: l'ho presa a quel posto, che cosa? Una bibita. Quindi voglio dire, la Repubblica, voglia di agriturismo, chi scrive l'articolo? Giuseppe Ortolano. Questa è... Poi pisellino, 1,95 euro letto, però voi non,
se siete persone che ricercano i gusti un po' più genuini, non dovete fermarvi qua, perché per lo stesso prezzo vi danno quello del cinghiale. Sempre lo stesso prezzo. Ecco, ciabatte all'olio ex-vergine. Ex-vergine significa che l'olio... E dici, ma io voglio sapere la marca. E allora vedete che è abbastanza diffuso, perché è un DeSantis. Ex-vergine DeSantis. Anche al supermercato gli dicono che quest'olio è diventato adulto. Questo l'ho fatto vedere proprio l'altro giorno. Lasagna a porzione. Allora, attenzione, perché questa è una... c'è da stare veramente attenti, vedete, è la vostra lasagna a porzione tutta attaccata. Poi andiamo invece nel ristorante a fianco che gli ha detto lasagna 8,80 con acqua, quindi con un po' di San Francesco vicino. E poi c'è il terzo che dice, ma io sono più fesso, allora io gli metto non solo a porzione, ma pure lasagna con l'acqua. Perché bisogna sempre superare la concorrenza. Questo mi sembra più corretto. Questo è il più corretto, perché c'è la lasagna a porzioni, c'ha tutto, c'è. E allora, in tema di ristoranti e di Expo, vedete, questi ristoranti in Toscana, i borghi più belli d'Italia, questa è un'insegna che stava all'Expo, no, realmente. Però attenzione, dov'è la Toscana? Eccola là. Quindi noi abbiamo studiato geografia in maniera sbagliata. L'Emilia Romagna. Poi, voi sapete che adesso si parla di macro-regioni, no? Sì. No? Io personalmente non è che non sono d'accordo, alla fin fine ci sono tante cose che non ne frega neanche più di tanto, però almeno a conoscere le regioni, perché la prima macro-regione dell'Expo è questa qua, vedete? Palle d'Aosta di Puglia e Veneto. Questa è stupenda. Sono quattro. Lo viste te Expo? Sì. No, sono Valle, D'Aosta, sono Liguria e Veneto. Val d'Aosta, Liguria e Veneto, che sarebbero composte da Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania. Conat, tu parlavi prima della tua famiglia di fornai, questa è l'etichetta che sta su una confezione di pane. Che cosa notate? Niente voi? Macinata a Pietro dal mulino di Banderas. Esattamente. Perché? Banderas, adesso si è data a questo, perché visto che è notizia degli ultimi giorni che la moglie vuole 65.000 dollari al mese perché si sono lasciati, si è messo a fare il pane, al mulino. Vedete a Napoli? Pesce quasi fresco, poi non devono dire che i napoletani sono imbroglioni, perché dicono la verità. Avvisano. Mentre questa pescheria qualche dubbio potrebbe suscitare, perché vendere carne fresca in pescheria è... vietato l'ingresso, sei figli di critica ai giornalisti del Gabbo Rosso. Uno si trova là, dice insomma, questo l'abbiamo già visto, scusate. Ecco, take away, prendi le Hawaii, un bagno di sole con windsurf e magari bombardamento del giapponese mentre sei. Mandate a mangiare Federico. Bellissima questa insegna, come ti pare? Stupendo, mastica brodo. Mastica brodo è però eccezionale. Ma potevamo fermarci a masticare il brodo. Sicuramente si beve la trattoria piscia piano. Questa sta nei pressi di Fontana di Trevi a Roma. Ora, voi leggete questo e dice, ma sì, può darsi che l'hanno fatta apposta. Voi entrate e c'è lo stemma. Piscia piano, gioia mia. Guardate lo stemma, vedete questo. E il punto che fa, vabbè, però poi siamo andati a sedere al tavolo e capitate vicino alla fontanella che veramente fa la pipì, non è una cosa molto piacevole, però è caratteristica di Roma e ci sta. Però è piuttosto che vedere il pisellino del tutto, se qualcuno vuole vada al Belvedere che c'è il pistolone, che sarebbe questo. Questo. Una patata. È uno zenzero. Uno zenzero. È uno zenzerone. Le sorelle Cannolicchio, che sono signorine zitelle, vedete, cucina, pizzeria e bar, che cosa fanno? Stanno là, a di fronte, la concorrenza, che deve rispondere alle zitelle, vedete? Da Rosalia Polli e Tacchina richiesta si aprono le cosce, quindi... Se uno vuole... Ma se uno vuole, vedete. Novità assoluta, panino
con porcheria. Perché porchetta era? Da Gigetto la porcheria invece è vista. E però qui il ristorante è la figa. E qua dovete prestare attenzione, vedete? Ci stanno questi segnali di tutti quelli che sono i servizi. Che cosa notate nel cerchietto rosso? È un'azione di salvataggio. È un'azione di salvataggio, secondo me. I cinesi oramai sono dovuti, si sono adattati loro a come noi rispondiamo, alle mentali. Questo è un ristorante multietnico, italo-cinese sudamericano, Federico, tu vuoi scialare. Però se andate qua, vedete, ve lo dicono prima, voi comprate, però buona fortuna, perché chi va qua già è fortunato, veramente, perché guardate qui, andiamo un po' oltre. Anima l'hospital a fianco il China Chef, cioè voi lasciate il cane e ve lo ritrovate servito al ristorante a fianco, quindi è molto pericoloso. Però ancora più pericoloso questo, l'ultima cena e a fianco ci sta Leonardo Lanzo. Quello del ristorante è questo, sì, Leonardo Lanzo. Allora, alimentare l'osso. Questo è un genio, Attenzione Federico, tu non l'hai mai cucinato, non dirmi che qualche volta hai preparato il condor. Questo tra l'altro il condor blu, solo per pigliare il condor blu, mentre a un supermercato vendono il bamboletto pene bianco. Qua non so se si legge, ma c'è scritto mandarini arrubati a 33 centesimi. Questo è a Napoli, in un quartiere di Napoli. A Orvieto c'è il minchione, ma quelli penso che ci siano un po' dovuti. Poi, questo è un cartello che io avevo visto la prima volta da Federico, che se volete le salse, maionese, ketchup, andate da McDonald's. Dov'è la patina? Hai sentito qua? Avviso ai vegetariani, questo non è mio problema. Gli animali si sono presentati spontaneamente alla macellazione. Questa scattata a Solbara, in provincia di Modena. Ora, io sono di Chiaromonte, ho un amico d'infanzia che vive a Roma e che fa il disc jockey al Lido del Finanziere a Ostia. Ha organizzato questa cosa quest'estate, la seconda edizione della Sagra della Pasta con 16 tipi di pasta. E attenzione, chi mangia 14 piatti ha la cena gratis, cioè dopo che uno ha mangiato 14 piatti di pasta e spiega, per fruire della promozione i 14 primi piatti devono essere consumati interamente da una persona, quindi voglio dire, non hanno mai dato niente. Ovviamente dopo una mangiata del genere evacuo a cena con tutta la Coldiretti fiaccolata in città. Questa è una cosa. Ora, per finire, vedete questo? Questo è un particolare di una vetrata, che una foto che ho scattato quest'estate alla Sagrada Famiglia a Barcellona. Ma voi sapete almeno, o chi c'è stato, o comunque guardando foto, le documentari e quant'altro, sapete quante finestre ci sono, quanti mosaici, quanti di questi pezzettini ci sono. Ma l'occhio a me dove mi è andato? È andato là, vedete niente? Tonino. C'era Tonino, non c'era, ma ha lasciato il segno. Cioè, questi sono andati a fare pubblicità a Barcellona. Centola, leggete. Centola. È incredibile, ragazzi. E lui già sapeva che. Sì, me l'aveva già mandata. Ora, io avrei finito, però, una cosa che non ha niente a che vedere col mangiare, con il tema e così. Però, guardate, io quando ho letto il titolo di questo giornale, mi dovete credere. Non posso non farvela vedere. Dove? No. Chiudiamo qua, facciamo un applauso ad Angelo Mauro, dai. Con tutto il rispetto per Paolo Francesco. Ok, Angelo, è stata una cosa bellissima. E io già da adesso ti invito a ritornare con altro materiale. A voi, grazie. Io volendo potrei far vedere la mia cappella, visto che c'ho.